Studio Ghibli inspired. Però guardate, è una casetta. Che poi qui dietro c'è il nostro preferito. Hai visto? Ma che carino. Ci possiamo pure mettere fuori. Apple, cioccolato, banana buona. Queste? C'è anche tutto lo shop qua. Guardate, ma è una casetta, è stupenda. Diamo un accoppo sulle scale. Sto male. Qua c'è la saletta. C'è anche un terrazzino. Solo con straniere, molto bello. Allora, bello il terrazzino. Sì. Ma calcola con le bevande. Ma guardate che grazioso. Abbiamo preso quello viola, è bellissimo. Devi sentire solo se sa tanto di lavanda. Io ho preso quello al peach, red velvet. Questo che era cioccolato. Dutch pancake triple chocolate. Sembra un soufflé. Le bibite abbiamo detto ok. Questo c'è il gattino qua. Compatto. Io prendo il diabete di questo pasto, te lo dico. Sì, questa è la crema allo yogurt. Buono. Niente che. Questo è buono. Cioè non è tipo la red velvet dell'altro posto. Ragazzi, il photobooth della metro. Questo è tema metro. Che figata pazzesca. Poi qua in realtà c'è la laundry, che sarebbe così sostanzialmente. Mentre qui c'è l'ascensore. Scusate, c'è la nostra amica. No, vabbè. Ma sto male. Mi dispiace di prendere i tizi a caso, però vedete com'è questa. Questo è l'ascensore. Shabu shabu. Shabu shabu. Noi abbiamo preso pomodoro e questa indefinita. Hanno aperto il super shabu shabu dove eravamo andate anche l'altra volta a Gangnam, mi pare. L'hanno aperto qui a Hongdae. È lo stesso, cioè perché è una catena praticamente. Ma è troppo buono. Noi abbiamo preso appunto metà tomato e metà quella ai funghi. Ora purtroppo mi si è spappolata uno gnocco col formaggio e il formaggio si è depositato sul fondo. C'è una puzza di bruciato assurda, quindi non posso godermi il brodino, altrimenti era molto buona all'inizio. Quindi bella pappata, vi faccio vedere il tavolo. Però sto migliorando perché l'altra volta era un casino. Guardate qua. Allora, questo vabbè il nostro conto, vi faccio leggere. A cena costa 19.800, sarebbero più o meno una 14 euro. Queste le zuppette. Qui c'è tutta la robetta cancerogena sul fondo. Vedete questa cosa qui nera? Esatto. Qua c'è il mio piattino. Vedete, è esplosa una di queste. La salsettina. Però dai, guardate quanto siamo state brave oggi. Dopo andiamo al cara. Ok. Così ci facciamo una cantata. Abbiamo detto che dobbiamo superare le Seraphim e quello che hanno fatto al Coachella. Non siamo sicure di How You Like That. Ma non è mai vero. Abbiamo preso un 100, ma non mi ricordo con cosa. No, abbiamo preso il 100. Comunque canta le 40 canzoni. Mamma mia, abbiamo fatto un concerto. Era scuro, veramente. Basta, ci hanno aggiunto minuti su minuti. Fine. Buongiorno ragazzi, today is an hectic day. Sarà una giornata molto molto piena. Sono sveglia in realtà già da un po', perché dovevo iniziare ad esportare le clip per iniziare a montare il video che devo uscire domani. Questa cosa del fuso aiuta, perché se magari in Italia io mi svegliavo il 20 doveva uscire un video e avevo poche ore, col fuso qui ovviamente ho 7 ore in più, quindi fantastico. Anche se non lo finisco di editare oggi, c'è comunque domani. Ieri ho fatto un po' di spese folli su Coupang, quindi mi devono arrivare anche un po' di pacchi, vi faccio vedere. Ho preso finalmente un bellissimo mega cuscinone da mettere nella mia nuova zona cinema preferita che vi ho mostrato nello scorso video. E tra l'altro dovrebbe anche essere arrivato qualcosa. Apriamo la prima. Però ormai praticamente faccio la spesa così, non vado neanche più da Imart. Sono diventata pigra in questa vita. Che è successo? Allora, qui abbiamo i bellissimi cetrioli, fare il nostro cetriolo marinato, le mie amate cipolle, poi qui c'è dell'insalata, ovviamente dei funghetti, degli altri funghetti. Questi li ho rivalutati tantissimo, li ho presi anche all'hotpot l'altro giorno. E poi qui ho preso del pollo.
Ho voluto provare questo, che è un chilo di pollo fatto così. Almeno adesso me lo metto tutte nelle bustine e lo metto anche nel freezer, perché l'altra volta ne avevo preso uno che era già decongelato e ovviamente poi non lo puoi rimettere nel congelatore, quindi l'ho dovuto cuocere tutto insieme. Ho mangiato pollo a non finire. Qui ci dovrebbero essere i mandù. Yes, eccoli qua. Questi mi piacciono assai. Ok, adesso queste come sempre le rimetto fuori. Allora amici, quanti come me a cui fa schifo toccare il pollo? Per me, cioè, è una cosa viscidina, non ce la posso fare. Quindi guantino viola, più bello del mondo alla mano. Bustine, alcuni li ho già messi a bollire, così lo do anche un po' a me. Credo ne metterò tipo 3 pezzi dentro una bustina. Vediamo se c'entrano. Che ovviamente sono dispari, che urto. Poi l'errore di non aprire questa qui prima. E ora il guanto sporco. Ok, non fatelo a casa. Tra l'altro non sembrano male questi patti di pollo, che di solito sono pieni di nervetti, di roba, cosa che I don't stand, ovviamente. Ok, soddisfatta, poggio le creature in freezer. Praticamente potrei vivere, credo, un mese o anche più soltanto con le cose che ho nel freezer. E a volte mi scordo il ragionamento che vi avevo detto anche tempo fa che avevo fatto. Stavo editando il video, ho sentito tutti i rumori fuori dalla porta. Possono essere due opzioni in questo caso: o il mio vicino pazzo che ancora fuori ha delle cose da mesi che non ho capito che bene che ci deve fare, oppure è il mio maxi cuscino. Vedete, cioè questo c'ha ste cose qui, non si sa bene da quanto. Comunque questo è il maxi cuscino, ragazzi. Però sembra gigante come lo volevo. Ma è gigantesco. Ah, mi già lo vorrebbe come cuccia, ho capito. Questo è da mettere così. Wow. Ragazzi, che pacchia. Fatemi provare. No, ma è super super morbido. Ho appena finito di editare il video. Si sta esportando, se sentite questo rumore. Il computer che si sta riscaldando. Prima o poi lo dovrò cambiare pure il suo computer, ma non ci pensiamo, perché adesso devo concentrarmi sulla questione del visto. È quasi un anno che sono qua, ragazzi. Sembra assurdo pensarci. Infatti, tin tin tin, che sentite, mi stanno inviando i messaggi per i documenti che devo inviare per il rinnovo del visto, che ovviamente sapete che per vivere qua in Corea, lavorare, serve un visto. Quindi devo poi mandare la varia documentazione che serve. L'avvocato, insomma, mi fa tutto, non devo andarci io in prima persona, per fortuna, perché sennò mi prendevo un attacco di panico. Oggi non credo, magari domani comincio a vedere un attimino cosa serve. Oggi non posso perché tra poco dovrebbe venire Ross. Adesso sono le 4:30, tra un po' appunto lei dovrebbe venire. Devo rifare assolutamente le unghie perché è passata un'eternità, quindi poi sarò pronta ad essere invasa dalla polverina. Assurdo, ripeto, che sia quasi un anno che mi sono trasferita, perché io sono arrivata qui che era il 25 di aprile dell'anno scorso. Fa strano pensare a quante cose siano cambiate in un anno, quante cose ho fatto in un anno. In realtà ne stavo parlando l'altro giorno anche con Ross. Se io dovessi quantificare, sembra che sto qui da 4 anni. In più ho fatto anche diverse volte avanti e indietro con l'Italia. Insomma, sono stati momenti ricchi. Cioè, è venuta Alessia, è stata Jenna. Per quello mi sembra che sia successa molta più roba di quella che in realtà poi è a livello tempistico, no? E vabbè, staremo a vedere cosa ci riserva il futuro. Per ora appunto saremo qui un altro anno ancora, quindi ci sarà modo sicuramente di fare tanti nuovi ricordi. Mentre per quanto riguarda il mio compleanno, ragazzi, non sapevo bene cosa fare, ero molto indecisa. Volevo andare a Busan e fare tutti i miei giri, però alla fine è una cosa che si può fare anche in un altro momento. Preferisco andare in un posto dove non siamo mai andate, e infatti appunto appena viene qui Ross vediamo anche questa roba qui. Ho passato 2 ore sul letto, mi sento tutta rimbambita a vedere Pechino Express. E adesso Rosalba mi ha scritto: ci metto 50 minuti col taxi a arrivare a casa tua. Perfetto, sempre gli orari quelli giusti. Quindi nel mentre preparo il mio setup. Signorino è qui nella cucetta di Kuromi. Quanto è bellissimo, madonna. Allora, guardate che carino la sistemazione. Qua ho messo tutta la robina, aspiratore, fresa, lime, i paddini. Qui un po' di prodottini. Almeno, vedete, ho questo tavolino vicino e ho più spazio senza mettere tutto qui. Lì poi i colori e la cliente sceglierà. Mi ha fatto troppo ridere perché la prima volta che ho messo la storia su Instagram ho messo la foto del tavolino con scritto "la cliente sta arrivando". Tantissime ragazze che mi seguono, che vivono magari qui o che stanno qui, me lo dicono.
detto, oddio, Ilama, fai le unghie a casa, ti prego. Però no, ragazzi, cioè, ovviamente le faccio su di me, sulla mia amica, fine. Non è assolutamente un lavoro. Comunque fa caldissimo, mamma mia. Infatti adesso mi apro un po' qui, anche se sotto abbiamo il nostro posto del barbecue. Arriva sempre un bello smell. Allora, sapete che in video non rendono? C'è un colore molto più smorto nel video. Però guardate qua, è stato ricostruito. Vai, metti questo pollice solo. Lo salvo questo pollice. Guarda che abbiamo dei problemi polliciosi. Questa è stata terminata. Eccolo qua. Una situazione brillantinosa. Buongiorno ragazzi, oggi mi sono svegliata molto presto perché sono le 9, ovviamente ricordatevi sempre che io vado a dormire tipo alle 3, alle 4 comunque. Avevo un programma in testa ieri sera di quello già che volevo fare oggi, che però credo sarà adattato a quello che è il tempo, che ovviamente è ancora un po' così. Allora, domani è il mio compleanno, giorno che odio dall'alba dei tempi, però vabbè, faremo tanto qualcosa, appunto io e Ross ci siamo già portati avanti, quindi domani ovviamente vi porto e vi faccio vedere. Oggi ovviamente faccio un po' dei miei giretti e volevo andare in uno dei posti che calma e rilassa di più la mia anima, cioè sulla Namsan Tower. L'idea appunto era questa, di farmela a piedi per andare su, però mi sono ricordata quanto sono ripide le scale, non vorrei mi collassi un polmone perché io ho la resistenza di Kinder Pinguì sostanzialmente. Quindi credo pagherò direttamente il biglietto e ciao. Lo so perché mi trovo sempre in queste situazioni, molto spesso domenica fanno manifestazioni, robe, ma qui stavano tutti seduti in ansia, alzare le mani sembrava una dittatura, non ho ben capito cosa sia successo, sentite che parlano pure ad alta voce. Ormai da quando conosco questa scorciatoia è un attimo perché mi porto direttamente su senza fare la salitona. C'è un botto di fila, però vabbè, la faremo. E ovviamente c'è un botto di vento, quando mai? Tra l'altro mi ha scritto Gimon, il nostro amico, che dopo mi voglia portare un regalo di compleanno, che mi ha scritto dimmi quando sei a casa che passo. Poi io volevo fare la salita, quando solo questo pezzetto sto morendo. Sì, dopo 40 minuti di fila ce la stiamo facendo a salire forse. Sempre troppo bellissima. Reminder per il futuro, se potete non ci andate il weekend, se poi è l'unico giorno vabbè. Però mi è super dispiaciuto non essere venuta. Aspettate, ho appena fatto le scale. Dicevo, mi è dispiaciuto non essere venuta primavera con i ciliegi, perché dopo quella mi sono fatta tutte le stagioni. Quindi cercherò un posto qui perché sto morendo di fame. Ovviamente non potevo non prendere il mio solito cream latte con la cannella e questa, solo mi sono svegliata, ho preso quella grande, quindi vabbè. Comunque il posto è questo. Stavolta mi sono messa sui divanetti, ci sono tipo questi puff, sono riuscita a prenderlo. Oggi la glassa fa un po' più di limone forse. Sono esattamente 2 ore che sto seduta qui, quindi adesso mi alzerò. Tra l'altro guardate quanto si vede la differenza dei colori, forse ecco da qua si vede meglio, cioè i miei sono diventati tipo copper red, ripeto, che è un rosso comunque desaturato, mentre le extension sono castane. Non ce la faccio più. Sono tornata a casa, ho già messo l'acqua a bollire perché volevo fare tipo la pasta fredda con il tonno. Il problema è che non ho né pomodori né niente, quindi sarà solo tonno e cipolla, però mi piace un po' fredda, non mi piace calda quando è col tonno. Quindi intanto sto cucinando la pasta, anche perché è quella di grano saraceno che mi sono portata dall'Italia, ci mette 20 minuti. Questa è pazza. No raga, mi ha fatto, io preparando il riso, le cose, no? I was making rice and tofu and crab. No, ma quella della tortilla. Ma le foto garbere non lo diciamo, per favore. Mamma mia, 26 ragazzi. Oh mio Dio, che paura. Ma questo? No, se è quello che immagino, voi siete pazze. Poi ti ho fatto una foto dal volevo far vedere, no, il capello rosa, capito? Volevo che si capisse. Ma no, più che altro ho visto l'altezza. Anche se ho già qualche idea. A caso ne stavamo parlando l'altro giorno. Yeah, the other day I was like yeah, the sunglasses, they really sweet your face. What was the model? Non li perdere, come faccio? No, non so neanche come maneggiarli, guarda. Slay. Yeah, thank you, girl. No, vabbè, ragazzi, sono pazze. Sapete quando siete proprio nel vostro mondo? Io non stavo minimamente pensando a nulla, perché poi
ci vediamo domani, fine, no? E invece mi hanno fatto questa sorpresa bellissima. Sarebbe potuta semplicemente venire con la candelina in mano. Mi ha fatto veramente tanto, tanto, tanto piacere. È andata via adesso che non so neanche che ore sono, perché poi stiamo in videochiamata, mi si è scaricato il telefono. Mi ha chiamato già mia madre. Sono le 2. Quando tra l'altro ha suonato, sono saltata perché il citofono fa un casino ogni volta. E stavo preparando il riso io in tutto ciò, perché ho detto domani mattina poi mi devo svegliare presto, cavoli e cose, tanto mi porto avanti. Quindi mi stavo facendo il crab marinato da mettere sopra le barchette, queste di tofu, cioè il riso. No vabbè, vi giuro, che ridere. Poi raga, ma sono pazze. Stavo parlando con Ross l'altro giorno, perché gli ho detto, no, adesso che poi comincia sulle cose, devo assolutamente comprare gli occhiali da sole buoni. E ovviamente qui c'è Gentle Monster, che ve lo dico a fare. Quando Ross aveva questo modello, io sempre che stavo lì, no, quanto è bello, comprerò questo quando li compro. E alla fine me l'hanno regalati. Infatti mi aveva chiesto, ripensandoci adesso, potevo capire qualcosa, ma proprio zero. Se vi interessano, linea bold, si chiamano Antenna. Li adoro, sono proprio da superstar in incognito. Buongiorno, ecco la mia creazione di ieri, le barchette di tofu con crab marinato sopra, il surimi. Penso si possa dedurre dalla mia faccia, ho dormito malissimo. Sono stata ovviamente, vabbè, fino a rispondere tardi, messaggi, cose, e poi non sono più riuscita a dormire. Mi sono svegliata tanto prima per fare tutte le cose con calma, anche perché appunto poi devo arrivare a Gangnam per prendere il pulmino, per andare in un posto, però non vi dico ancora nulla. Vi faccio un pochino vedere quelli che sono i prodotti che sto usando in questo momento, anche perché ho un bel codicino sfizioso che potete utilizzare sul sito di YesStyle. Quindi mi raccomando, date un occhio all'info box, che vi metto tutti i link dei prodotti che uso e il codice sconto che potete usare fino a un mese dalla pubblicazione di questo video. Uso la concealer pencil, che è un'ottima alternativa per fare appunto dei piccoli spot concealing. Proprio dove avete le macchioline andate singolarmente a farne una per una, invece di stare a applicare tanto prodotto, fare spessore con questa avete fatto. Questo perché oggi non voglio usare fondotinta, quindi cerchiamo di fare tutto con i correttori. Altro che vado a usare questo qui che mi sta piacendo tantissimo, che è di Wake Make, colorazione 15, 1, 2, 3, faccio proprio tre puntini sotto l'occhio e uno qui in alto per illuminare. Vado qui dove ho un po' di scrumie, anche perché devo mettere il cappello perché non mi sono lavato i capelli. Pennellino piccolino e tampono il prodotto. Almeno oggi sto tranquilla, ho una base comunque coperta nei punti giusti, però senza essere troppo appesantita. Anche perché in questo posto dove vi porto dovremo appunto stare tutto il giorno. Poi vabbè, abbiamo deciso di non andare troppo troppo presto perché non siamo delle ragazze mattiniere, ma ci faremo comunque valere. Guardate che bello l'effetto di questo correttore, stupendo. Come blush uso questo, che ormai è immancabile, è una tonalità stupenda, è di Kaja ed è il numero 02. Qui c'è la spugnettina a forma di cuore e qui il cushion. A volte mi piace proprio prelevarlo con le dita, soprattutto per questi look così un po' più naturali. Poi questa è la palettina sempre di Wake Make, 01 Vanilla Blurry, che ha tutti questi toni molto naturali. A me piace tanto usare questo all'interno qua dell'inner corner e poi lo metto un pochino anche sugli occhi. Sempre Wake Make ho usato questo, che io lo sapete ormai, il mio evergreen Ash Brush Eyeliner 02, che vi permette di fare questa lineetta super sottile. Questo è il look finito, ripeto, trovate tutti i prodotti sotto e il codice, mi raccomando, perché c'è di tutto su YesStyle. Vestiti, io ci ho preso anche questo cappellino, make-up, skincare, capelli, di tutto e di più, ovviamente tutti i prodotti asiatici. Ora mi sbrigo, così poi vado a prendere la metro, sono in orario, e ci vediamo con Ross. Allora, l'inspo è Kuromi Look, i calzini sicuro sono proprio di Kuromi, poi nero e viola sono letteralmente io, era facile. Però non mi porto la giacchina perché questa felpina è molto spessa. Visto che ho ancora qualche minuto, volevo un attimo farvi un discorso, perché ovviamente questo è un compleanno un po' particolare rispetto agli altri anni, quindi fatemi essere sentimentale adesso, così dopo ci vediamo tutte le cose belle che arrivano. Dicevo, questo è un compleanno un po' diverso perché ovviamente è la prima volta che sto lontana da casa. Non ho memoria di nessun compleanno che io abbia passato fuori. Ah sì,
l'altra volta, non mi ricordo quanti anni fa, forse 3 anni fa, 2 anni fa, ero con Alessia, quindi insomma sì, ero a Glasgow, però poi insomma sono tornata. Quindi questa è la prima volta che sono tanto lontana, che c'è tanto gap con le ore, e quindi mi sono arrivati auguri un po' a tutte le ore, non si capiva più bene. Io tra l'altro non ho mai apprezzato il giorno del mio compleanno, non chiedetemi perché, non ho mai voluto festeggiare in chissà quale modo, insomma, ci siano le persone a cui voglio bene, questo è più che sufficiente. Non vi nascondo che questo compleanno avrei voluto che fosse un po' diverso, avrei voluto che alcune cose fossero andate in maniera diversa, ma va bene così, siamo comunque felicissime. Non sono felicissima che non ci siano le mie migliori amiche di sempre, mia famiglia, mie cagnoline, però l'importante è che ho sentito che ho dovuto sentire, c'è stato chi ci doveva stare, tutto il resto non è importante, ci goderemo comunque appunto questa serata. Però sì, è un compleanno un po' dolce amaro, come ho detto anche su Instagram, che sicuramente sarà stato uno spam. Ogni volta mi prende a male sapere che la gente perde tempo a fare magari gli edit. Jenna ha fatto già una foto con tutti i nostri, avete presente tipo la galleria dell'iPhone, voi tenete pronto l'immagine, vi fa tipo l'outline, no? Si è messa, ci ha messo 8000 foto, quindi immagino l'impegno, quindi mi viene a male non ripostare tutto quanto, no? Quindi sì, ecco, vi prego solo di avere un po' di tatto in qualsiasi caso, di avere un pochino di empatia, anche se io cerco sempre di farvi vedere le cose belle. Ovviamente non è detto che non ci siano anche dei lati un po' più gne, anche se io cerco sempre di includervi in qualsiasi caso, perché la verità è questa, nessuno ha una vita perfetta e ce la godiamo così com'è. Venire qui e stare appunto all'altra parte del mondo è stata una mia scelta, quindi sapevo che sarebbero venuti anche momenti un po' così. Sono sempre molto forte, sarò sempre molto forte, mi sono ritrovata qui in tanti momenti a essere un po' più fragile, ma questo fa parte sempre del pacchetto. Staremo a vedere, intanto spero che vedremo i panda, piccolo spoiler di oggi. Stranamente sono arrivata in super orario, però sto arrivando, uscita 5 se vi interessa di Gangnam, per prendere appunto l'auto. Appena arriva ve lo faccio vedere. Cosa fighissima è che sull'app di Naver vi dice anche quanti posti ci sono sull'auto, perché questo è un auto rosso, che è uno di quelli che ti portano fuori da Seoul, e quindi ovviamente sono strutturati tipo pulmino, gita scolastica. Qua c'è Amici, la mia amica. Guarda cosa mi ha portato, Cerellino. Sì, vediamo. Allora, a parte la scolaretta con noi qui, siamo arrivate velocissimo, facilissimo. Poi dopo ci ricordiamo pure dove stanno i bus, meglio ancora. Vedete già qualcosa all'orizzonte. E noi proseguiamo, seguiamo i nostri amici. Ragazzi, c'hanno pure il zio. E adesso purtroppo le nostre borse verranno riempite di cibo che non costi 10 euro a portata. Sembra una piccola storybook. Citazione per chi ha visto Once Upon a Time. Qui ragazzi ci stanno i cerchietti. Questi sono quelli scontati. E questo, no, questo è bellissimo. Guarda che dolce. Non so che fare, veramente. Tutti hanno quello col panda, giustamente. Ma guarda questo. Però non c'è Kuromi, purtroppo. Lei forse cederà. Lo sapevo. Il mio smart baby, smart. Questa potrebbe essere una validissima opzione, eh? Però ce ne sono veramente tanti. E lì ci sono tutti i panda. Guardate tutti i panda. I peluche dei cuccioli a 20 giorni e 52. Sono rosini, color pelle. Sto male, ragazzi. A parte che sono le 2, fa caldissimo. Vorrei soltanto non essere invasa da ragazzini e soprattutto mangiare. Dobbiamo soltanto trovare il posto giusto. Non so chi siano, però ogni volta ne troviamo qualcuno. Non so chi sono, fateci sapere se lo sapete. Ragazzi, questa non è neanche una giostra, è solo un coso per arrivare. Sto male, ha detto dovete scendere, che comunque si poteva andare benissimo a piedi. Però noi abbiamo deciso di prendere questa via. Più calma. Perché lei non è calma. Però guarda che prima dondolava di più, eh. Ora si sta meglio. Devi andarmene. Guarda che ora c'è la discesa. Non so che succede. Oh, come traballa. Oh mio no, Dio. No, questo succede un casino. C'è una bottiglia d'acqua. No, mai perdere l'acqua, ragazzi. Vabbè, mamma mia. Sì, ci abbronzeremo sicuro. Vitamina B è un po' di tutto. Guarda, c'è il bambino piccolo, non sta facendo una storia. Cioè. Guardate quella montagna russa, ma è gigante. Poi è altissima, non sembra, perché poi lo salvo non la vuole fare. Ha detto già con questo sta vivendo un'esperienza mistica. Guardate quanto stiamo andando piano. Bell'altezza. Non si arriva. Guarda le signore quanto stanno calme. Che devi fare?
Pensa che adesso vedi Hello Kitty. Purtroppo non abbiamo trovato nulla della Sario. Questa in teoria doveva avere curomi sopra, ma niente. Brava, le cannocce. Pollo fritto e poi si vola dai panda. Come mai i panda chiudono alle 5? Sono le 3, fate conto. Quindi poi dobbiamo correre ed andare a dormire. Andare a dormire. Quindi dobbiamo assolutamente correre. Eccoci qua in fila per... Però dai, la fila va, eh. Ecco il cerchietto della mia amica. Questa è la fila per il panda. Però forse è la fila per il panda. Ti immagini? Come in dentro è Zootopia. Una farfalla nera. Una farfalla nera. Guardate che bella. È tutta nera. Ma è mia, mia farfalla. Questi sono i gemelli. Infatti hanno un anno, sono piccolini. Sembra tipo un golden retriever. Guarda, non è così grande. Madonna, però guarda qui, tutta la loro mangiatoia. E la madre, perché la madre mangiava sempre lì? No, ragazzi, sono malissime. Sono un plot twist. C'è anche il grande capo che si sta all'aria aperta lui, se la gode. Però come guarda le persone, mi uccide. Ci siamo persi il momento in cui il panda ha fatto la cacca davanti ai nostri occhi. Questi siamo sempre io e Ross. Eccoci qua. No ragazzi, il panda ci ha fatto cacchina davanti. Sono ancora sconvolta. Con questo tempo adesso si possono fare tante cose. Guardate che bel cielo. Questo è l'arco di Hello Kitty. E dentro c'è la casina. Ci sono i tulipani. Ora beh, questo è un tipo, ma ci sono quelli belli ciotti. Stupendi. E l'aria la vedo pure, lei è molto provata. Raga, abbiamo camminato già tipo 9 km. Guarda perché mi sento stanca. Oh guarda che ci siamo svegliati. Chissà perché mi sento stanca. Tu che sei andata a dormire alle 7 e ti sei svegliata alle 9. Chissà perché. Come le gambe, mi sento stanca. Camminato 10 km. È carino. No, ho preso questo perché è al cioccolato. Mi serviva caffeina. Però la caffeina mi si torce contro. Eh sì. Ma tanto pure a me, figurati.